X si legge sulla locandina della Mostra Internazionale di Illustratori Contemporanei che è stata inaugurata oggi a Santa Maria della Pietà. X è come l'incognita di un'equazione e una dimensione che porta lontano. X è come le 10 candeline sulla torta di Tapi Roulant e del suo concorso che per l'edizione 2014 aveva come tema proprio questa lettera. È un appuntamento tradizionale per la città del Torrazzo, al quale hanno partecipato 735 artisti. Fra loro 48 sono stati selezionati per l'esposizione, che resterà allestita nello spazio di Piazza Giovanni XXIII fino al 18 gennaio. Vincitrice del premio della critica di quest'anno è Federica Bordoni, mentre Matteo Anselmo è stato il più votato dal pubblico sul sito web di Tapi Roulant. A premiare i vincitori, subito dopo il taglio del nastro, cui ha presenziato anche il sindaco Galimberti, c'era un ospite speciale, Francesco Tullio Altan, un'istituzione nel campo del disegno. Ha fatto sognare i bambini dagli anni 70 e ancora oggi con i dolcissimi puntini rossi della Pimpa e tuttora fa sorridere i lettori del quotidiano La Repubblica con le caustiche vignette di politica e società. Sono 200 le opere originali esposte provenienti da collezioni private e dall'archivio dell'agenzia Kipos, dalle tavole che illustrano libri di Gianni Rodari alle copertine realizzate per Panorama. La mostra, grazie ad un accordo con il comune di Genova, sarà allestita anche nella città ligure dal 28 febbraio al 7 giugno.